Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Ormai mancano pochi giorni a Natale, cioè sì. Facciamocene una ragione. È vero o no? Eh beh, ci stiamo avviando. Un mesetto e mezzo, scarso. Ma poi insomma l'atmosfera già comincia ad essere, no? Natalizia, coinvolgente, basta andare in qualsiasi negozio, in qualsiasi centro commerciale. I panettoni sono fuori già da due mesi. Già ne ho mangiati diversi. Io pure. Siamo incorreggibili. Buongiorno amici, buongiorno. Un altro appuntamento con le stelle di Azus, il programma che vi parla dei panettoni in anticipo, rispetto alla stagione, ma che soprattutto vi racconta l'oroscopo quotidiano. Insieme ad Azus, un noto mangiatore di panettoni fuori stagione, ma che però è anche un grande astrologo ed è l'astrologo di riferimento di cartomanti europei. Buongiorno, buongiorno Azus, www.cartomantieuropei.com per visitare il sito internet della grande organizzazione che produce questa trasmissione televisiva. Azus, saliete. Panettone o pandoro? Panettone tutta la vita, eppure con i canditi, l'umetta passa e chi più ne ha più ne metta. Se c'è anche qualche tocchettino di pancetta, va bene. Va bene lo stesso. Arieti, buongiorno a voi, una bella giornata questa, con l'amore in grande spolvero, devo dire, una luna fantastica nel segno del Sagittario, una luna vicina a Venere, in aspetto bellissimo con Urano, è una giornata in cui possono accadere delle cose anche clamorose, sorprese, incredibili anche per i single, notizie che arrivano da lontano, lavoro assolutamente soddisfacente, insomma una giornata molto bella. Attenzione solamente alla vostra irascibilità, ecco, perché questo Marte nel segno del Capricorno mette in evidenza proprio quello che è una vostra caratteristica, il prendere fuoco troppo facilmente, perché in questo momento le guerre combattute a spada tratta, a viso aperto, non portano da nessuna parte. Andiamo al segno del Toro. Per voi amici del Toro, questa è una luna che vi permette anche di essere un po' più sicuri del rapporto sentimentale che state vivendo, perché è una luna che porta delle conferme anche molto importanti, che toglie dei dubbi. Qualcuno di voi, lo sappiamo, ha fatto anche delle piccole indagini, tra virgolette, negli ultimi giorni, ha voluto rendersi conto di qualcosa, e fate bene, perché la ricerca della verità è sempre auspicabile, anche per non avere quei sospetti, no, che poi tendono a minare il rapporto. È una luna questa che porta delle bellissime novità anche a livello professionale, perché vi fa capire le persone di cui potete fidarvi e quelle che vanno assolutamente evitate. Andiamo al segno dei Gemelli, giornata che può portare qualche piccolo contrasto sul lavoro, soprattutto la vita di tutti i giorni, diciamo la routine quotidiana un po' vi stanca e vi stressa, anche se in effetti la vostra attività professionale può portare degli ottimi risultati in questo periodo, però voi siete proiettati verso il nuovo. Siete proiettati verso nuove esperienze personali, sentimentali, a livello sociale, quindi l'avere a che fare con le questioni banali di tutti i giorni un po' vi stanca, vi stressa, avete bisogno di libertà, avete bisogno di respirare anche un'aria nuova, di frequentare posti e persone nuove, e questo vostro desiderio sarà evidente proprio in questa giornata, perché invece con chi rappresenta una frequentazione abituale avrete degli scontri, delle piccole incomprensioni. Andiamo al segno del Cancro. Per voi amici del Cancro, questo è un periodo molto interessante per il lavoro. Quante novità ci sono nell'ambiente professionale, si respira anche un'atmosfera più distesa, più serena, c'è un grande spirito collaborativo con le persone che fanno parte del vostro ambiente, e questo vi mette in ottima luce anche agli occhi di chi rappresenta l'autorità, perché avete questa capacità di andare in soccorso anche delle persone in difficoltà, che è sempre utile in un posto di lavoro dove ci sono tante persone. Insomma, in questo periodo riuscite a mettere da parte anche le vostre insicurezze, siete determinati in tutto quello che fate, e anche i contrasti, le critiche, le piccole battaglie, dispute quotidiane, riuscite ad affrontarle in una maniera più costruttiva. Torrone bianco o torrone al cioccolato? Al cioccolato. Zanzibar tutta la vita. Tutta la vita. Vabbè, abbiamo preso questa piega questa mattina. Noi andiamo avanti.
parliamo comunque e vi ricordiamo che questa trasmissione è prodotta da Cartomanti Europei, grande organizzazione per quanto riguarda l'arte della divinazione, per quanto riguarda soprattutto la cartomanzia telefonica, tra i più grandi centri dedicati appunto alla cartomanzia telefonica in Italia, seguitissimi, e anche nel centro Europa, tra i centri più seguiti addirittura, perché c'è uno staff attento, uno staff che si muove, che vi affianca con passione e nel pieno rispetto delle regole dell'etica professionale. Laddove consulti strillati, urlati e quasi intimidatori, anzi forse senza il quasi, costituiscono un lontano ricordo, per fortuna. www.cartomantieuropei.com, se volete fare tutto da soli attraverso internet, se non avete la possibilità di navigare, telefonate ai numeri in sovrimpressione, parlate col centralino, sapranno darvi tutte le indicazioni del caso. Altri quattro segni, Azzus. Sì, ripartiamo dal segno del leone. Bellissima giornata, una giornata anche molto fortunata per quanto mi riguarda, una giornata che mi permette di superare i piccoli problemi che pure state incontrando nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, a causa di questo Mercurio nel segno dello Scorpione. Ritrovate anche una certa energia fisica. Ricordo che il Sole in quadratura per voi è sempre motivo di stanchezza, anche di grande stress. Invece in questa giornata riuscirete ad essere propositivi e positivi, e poi sarete estremamente affascinanti, animati anche da una grande sensualità, passionalità e, devo dire, un pizzico di romanticismo. Quindi ci possono essere delle ottime notizie per i single. Andiamo al segno della Vergine, non è una giornata ideale, però in famiglia trovate sempre l'ambiente giusto poi per ricaricare le batterie. Allora una serata da trascorrere in casa, perché no? Anche perché devo dire che nel corso della giornata avrete molte cose da fare, affari da sbrigare. Mercurio in questa posizione vi dà una grande mano sul lavoro, però chiaramente accelera molto i ritmi, e ricordo che c'è anche un Marte che vi mette sotto pressione in maniera positiva, perché vi fa fare tante cose, vi fa ottenere degli ottimi risultati, ma vi stanca anche parecchio. Ecco perché la serata sarebbe meglio dedicarla agli affetti familiari e anche al riposo. Andiamo alla Bilancia, ottima questa luna, vicina a Venere, in aspetto con Urano, si stanno muovendo un sacco di cose intorno a voi, riceverete anche delle proposte in questa giornata, attenzione, possono essere proposte interessantissime per il lavoro, lavoro che è entrato in una fase molto positiva, è una giornata che vi permette di dimenticare anche i piccoli contrasti che ci sono stati ultimamente, sia in famiglia sia con il partner, anzi questa è una luna che porta serenità nel rapporto di coppia, anche un ottimo dialogo, quindi il giorno giusto per affrontare temi importanti. Andiamo al segno dello Scorpione. Beh, una luna questa laboriosa, è una luna che parla di risultati importanti da ottenere sul lavoro, diciamo che è una luna che vi rende anche molto più solidi in tutto quello che fate. Ricordo che questo Mercurio nel vostro segno può portare dei successi anche clamorosi proprio a livello economico, finanziario, questo momento in cui voi dovete anche un pochettino osare, amici dello Scorpione. Poi è una luna che chiaramente parla anche di piaceri della vita, il lasciarsi andare alle cose belle della vita, perché no? Fatelo, parlavamo di panettoni di Pandori, non so, un piccolo strappo alla regola anche a livello alimentare, una piccola gioia culinaria potete anche togliervela in questa giornata. Natale o Pasqua? Natale tutta la vita. Ma per la situazione? Per l'atmosfera. Per l'atmosfera. Per l'atmosfera, cioè. No, perché io sono pasquale. Sei pasquale? Mi riescono meglio gli auguri di Pasqua, per ovvi motivi. Ancora buona giornata, amici. Vi ricordo che attraverso il sito internet di Cartomanti Europei, quindi www.cartomantieuropei.com, c'è la possibilità di fare davvero tantissime cose. Ad esempio c'è lo shop online per una serie di oggetti, tutta l'oggettistica che ruota un po', no? Intorno all'arte della divinazione, quindi non so, ciondolini, medaglie, e poi insomma fate prima, io non sono molto avvezzo a queste cose, quindi fate prima voi ad andare sul
sito e vedere bene di cosa si tratta. Anche la possibilità di così avere accesso alla collezione privata dei tarocchi di cartomanti europei. Ci sono dei tarocchi introvabili, ecco, che magari anche solo per il gusto di possederli potete acquistare attraverso il nostro sito. Ma quella è soltanto una delle piccolissime cose. Potete innanzitutto conoscere più da vicino tutti i cartomanti europei, e questa è una cosa bellissima, vederli, seguirli se sono online, se sono liberi o occupati, anche quella è una cosa che per voi è molto molto comoda, e poi guardare tutte quante le trasmissioni sia in diretta via streaming oppure on demand, quindi quelle già registrate, come ad esempio verrà registrato tra pochi minuti il nostro oroscopo, quindi la puntata odierna delle stelle di Azus. Gli ultimi quattro segni, Azus. Sì, ripartiamo dal segno del Sagittario, che è il segno un po' protagonista di questa giornata, con questa luna vicina a Venere. Siete molto affascinanti, non passate mai inosservati. C'è una congiunzione in trigono con Urano nel segno dell'Ariete, è il giorno giusto per dichiararsi, per farsi avanti o per ricevere una manifestazione d'affetto, una dichiarazione d'amore. Insomma, c'è qualcosa che si sblocca a livello sentimentale, ma anche sul lavoro potete ottenere dei risultati significativi. Andiamo al segno del Capricorno. Beh, questa è una luna che va ad agire sul vostro subconscio, no? Quindi il malumore che avvertivate nei giorni scorsi verrà un po' meno, anzi, questa è una luna che vi riempie anche di speranze per il futuro, e sono speranze chiaramente positive che vi porteranno poi nei prossimi giorni anche a prendere delle decisioni che possono rivelarsi fondamentali per la vostra carriera. Ricordo che c'è un Mercurio fantastico nel segno dello Scorpione proprio per iniziare qualcosa di nuovo a livello professionale, per parlare di denaro. Certo, non sarete al top della forma in questa giornata, però diciamo che c'è un netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Per l'Acquario è una luna interessantissima per i rapporti sociali e professionali in generale, no? Perché questo è il giorno in cui potete trovare il suggerimento giusto, il consiglio giusto, il sostegno giusto, se avete bisogno anche di qualcuno che sappia non solo incoraggiarvi, ma aiutarvi anche materialmente e fisicamente, beh, lo troverete in questa giornata. Ma poi l'amore è il grande protagonista, con questa luna vicina a Venere, dolci parole in questa giornata, ne avete bisogno, perché ultimamente vi è arrivata anche qualche piccola critica con questo Mercurio nel segno dello Scorpione. Questa è una giornata invece che tende proprio a distendere proprio tutti i rapporti personali e sentimentali. Chiudiamo con il segno dei Pesci. Luna vicina a Venere in un settore che ha a che fare con le vostre ambizioni, con la ricerca anche della felicità, dobbiamo dire, no? Voi la inseguite sempre, avete proprio un'idea fissa, un sogno nel cassetto, che è quello di essere felici, di essere appagati a livello sentimentale. Beh, questa è una giornata che può portare una novità inattesa, imprevista, che può però migliorare nettamente il vostro umore. Ricordate che comunque in amore, con questa Venere nel segno del Sagittario, non è mai tutto oro quello che luccica, quindi non potete farvi trasportare troppo dalle illusioni. Un po' di piedi per terra è sempre necessario mantenerlo. Amici, è tutto per questo appuntamento, ci consola anche il fatto che si va a grandi passi verso il weekend. Noi ci ritroviamo domani, www.cartomantieuropei.com, il nostro sito internet, andare a visitare per capire meglio di cosa si tratta, per capire meglio e più da vicino che cos'è Cartomanti Europei. Grazie, a presto, a domani.